Tu sei qui perché una parte di te non accetta tutto questo e si sforza in tutti i modi di restare aggrappata a quella vita che ti è stata brutalmente strappata via. Confini è un film che parla di femminicidio, quindi una tematica sociale molto toccante che abbiamo voluto realizzare senza nessun tipo di indagine, senza puntare il dito contro nessuno. Abbiamo voluto romanzare per l'appunto un tema complicato, tratto anche da eventi sociali, da eventi attuali, portandolo sul grande schermo affinché potesse essere godibile anche da un pubblico più giovane, quindi in ragazzi dei 15 anni in poi. È un film figlio della pandemia. È un termine oramai in voga questo, perché avremmo dovuto iniziare con un'altra sceneggiatura nel 2020, poi purtroppo causa restrizioni ci siamo dilungati e siamo arrivati a Confini dopo una cernita anche di attori, sviluppando una storia che avesse le caratteristiche e soprattutto la possibilità di lavorare con pochi attori distanziati, quindi in base al periodo storico che stiamo vivendo. È un film interamente girato, quasi interamente girato, presso i luoghi della Fondazione Trigona Onlus, a cui veramente siamo grati per la concessione degli spazi interni ed esterni. All'interno del film ci sono attori professionisti, attori che per la prima volta si ritrovano davanti al grande schermo, quindi Miriam Campagna, Gregorio Laudamo, Rosario Gagliano, Silvia Trigona, Daniela Locascio e Piero Caronna. Li ringrazio soprattutto perché hanno davvero sposato il progetto. Questo per me Confini è davvero l'ennesimo miracolo del cinema indipendente, come diceva Gregorio Napoli. Quando si riesce con poco, forse con niente, a sviluppare una storia come questa e a renderla realtà, siamo davanti ad un vero e proprio miracolo, quindi ringrazio loro e soprattutto permettetemi di ringraziare il mio fedele collaboratore, regista, anche lui che si è dedicato alle riprese e al montaggio, Massimiliano Aiello. Tu sei qui perché una parte di te non accetta tutto questo e si sforza in tutti i modi di restare aggrappata a quella vita che ti è stata brutalmente strappata via. Chiudi gli occhi e qualunque cosa tu decida sarà un cammino che da adesso in poi dovrai affrontare da sola. Che è successo? Quando ti sei seduta di fronte a me, eri disorientata, impaurita. A quel punto il mio compito era evidente: riportarti indietro fino alla fine dei tuoi ricordi e attendere il miracolo. Sei riuscita ad avvertire la sua presenza, nonostante ci fosse il muro a separarvi e nonostante foste in due dimensioni distinte. Per un attimo, grazie all'allineamento delle vostre mani, si è stabilita quella connessione che ti ha permesso, attraverso il suo calvario, di rivivere le azioni e lo scempio che hai subito.